con tre morti che noi stiamo lavorando meglio degli altri, mi sento di escluderlo, evidentemente, perché non dimentichiamoci che ci sono già alcuni morti e alcune persone che sono in condizioni di estrema gravità, alcuni bambini ricoverati, alcune donne incinte che sono state trovate positive. Quindi io spero che il tutto venga limitato, dico che gli assalti ai supermercati, alle pompe di benzina, come se ci fosse una guerra mondiale alle porte, non sono giustificate da evidenze scientifiche. So che negli ospedali stanno lavorando come matti, anzi, Massimo, permettimi di chiedere al tuo studio un applauso a medici e infermieri che stanno lavorando da ore e ore e ore e ore ininterrottamente.